Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Parola del Signore. Quando il primo novembre del 1950, al culmine dell'anno santo, il Papa Pio XII proclamò il dogma dell'Assunta, la Seconda Guerra Mondiale, lo sapete, era finita da appena 5 anni, e in Italia e in tutti gli altri paesi che avevano preso parte al conflitto stava avvenendo la ricostruzione. Tra macerie, miseria, si cercava di tirare in piedi, di ricostruire tutto quello che era stato distrutto. E tuttavia nei corpi e soprattutto nelle menti, nei cuori, nella memoria di tutti c'erano tante ferite causate da quel conflitto così disumano. 60-68 milioni di morti tra militari, civili, 6 milioni di ebrei bruciati ad Auschwitz, negli altri lager, 2 bombe atomiche su Nagasaki, su Hiroshima, con 250.000 morti, anche lì soprattutto civili, e poi tanta povertà ovunque per lunghi anni del dopoguerra. Eppure, 5 anni dopo, tanta disumanità, Papa Pacelli, sicuramente guidato dallo Spirito Santo, proclamò questo dogma dell'Assunta, questo dogma così pieno di speranza: la Madonna è stata assunta in cielo con tutta la sua umanità. In un momento di grande disumanità, Maria assunta in cielo si proclama con tutta la sua umanità, corpo e anima. Per il suo legame strettissimo di affetto credente con Gesù Cristo, anche lei è stata risuscitata con Lui, come Lui. Per cui c'è speranza per tutti, c'è speranza anche per ciascuno di noi. La fine della storia, o meglio il fine della storia, il fine di ciascuno di noi, non è finire in pasto ai vermi. Il fine di ciascuno di noi è essere risuscitati con Cristo, come Cristo. A me sembra che se in questa Santa Messa riusciamo a prendere coscienza ancora una volta di questa grande speranza che ci anima, non solo potremmo superare la tentazione di una messa, insomma, celebrata per abitudine, per senso del dovere, ma sentiremmo dentro in cuore una specie di sussulto, di stupore, un po' come quello che il bambino che era dentro Elisabetta sussultò, no? Quando sentì in qualche modo che
Maria, con già Gesù nel suo grembo, era entrato in quella casa. Più ancora, simile il nostro sussulto di gioia stamattina al sussulto di gioia di Maria nel Magnificat, che riconosce con grande umiltà: l'anima mia magnifica il Signore, esulta in Lui, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. A dire il vero, forse in maniera molto meno drammatica rispetto agli anni del dopoguerra, anche noi abbiamo vissuto in questi anni dei momenti molto duri. Poi facciamo anche in fretta a dimenticarcene, anzi a non voler più pensare a certe cose che ci danno fastidio, ci inquietano. Ma quanti morti nella pandemia, quanti morti profughi nel Mediterraneo, quante vittime e quante ingiustizie a causa della guerra, delle guerre in Ucraina, in Africa, quanta violenza contro le donne, contro i bambini, quanti disastri ambientali, difficoltà economiche a non finire mai. Ecco, senza esagerare in un atteggiamento, diciamo così, allarmistico, però mi sembra di poter dire che anche noi sperimentiamo un senso di incapacità di fronte alla sproporzione del male, un po' come abbiamo sentito nel libro dell'Apocalisse, in cui questo drago satanico sta per sbranare questa donna inerme che sta gridando per le doglie del parto e questo bambino che sta per venire alla luce. Anche noi sentiamo di essere inadeguati, incapaci di fronte a tante cose che ci capitano intorno e che vanno a colpire magari anche sul vivo la nostra vita. Ecco, la Chiesa stamattina ci fa contemplare la Madonna assunta in cielo, come a suggerire a ciascuno di noi: guarda che grazie a Dio il male non avrà l'ultima parola, né nella tua vita né nella storia. Il drago satanico verrà distrutto. Il figlio è stato già assunto in cielo e dopo di lui anche la donna, nonostante le difficoltà, le persecuzioni, è stata assunta in cielo. La Chiesa sembra stamattina farci contemplare il paradiso e Maria, appunto, che in paradiso continua a intercedere per noi e a cantare a Dio: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e grandi cose continua a fare nella vita di tanti umili come me che si affidano nonostante tutto a Lui. Perché? Perché esultare nonostante tutto? E perché grazie a Cristo risorto almeno due volte la morte è stata sconfitta davvero, nel caso di Gesù e nel caso di Maria. Perciò, nonostante questo periodo davvero pesante, possiamo essere certi nella fede che ciò che riusciamo a fare di buono, di bello, di vero nella nostra vita di tutti i giorni avrà la meglio sul disumano. E se quando osserviamo con amarezza, se in questo mondo malvagio ci sono ancora tante vittime, noi potremo sussurrare innanzitutto al nostro cuore, che è sballottato, è in crisi certe volte di fronte a tanti fatti, ma potremo sussurrare magari a chi sta soffrendo proprio a causa di tutto questo, perché ha avuto qualche morto a casa. Ecco, potremo sussurrare: guarda che non finiremo nell'estuario del nulla. Guarda che tutti siamo destinati, come diremo nel credo tra un attimo, alla vita nel mondo che verrà. E quando noi stessi sentiremo che la ruvida carezza di certe malattie si farà sentire sulla nostra pelle, bene, anche in quel momento con tanta fede potremo ripetere le parole che ci suggerisce l'Apocalisse stamattina: ora si è già compiuta e continua a compiersi in me la salvezza, la forza di Cristo, non tanto la mia, di Cristo. E con tanta fede, cercando appunto di imitare quella che è stata la colonna portante della vita di Maria, come le ricorda subito Elisabetta: beata te che hai creduto.
E difatti, al di là delle raffigurazioni un po' idealizzate di Maria, quasi fosse una dea vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, una corona di stelle sul capo, i Vangeli ci dicono continuamente che Maria è stata soprattutto una credente, che non senza turbamento, non senza difficoltà, ha camminato come noi nel pellegrinaggio della fede e ha continuato nonostante tutto ad affidarsi a Dio dall'inizio alla fine della sua vita. Da quel suo sì a Dio, ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, che la gettò, notate, in una situazione molto pericolosa allora di ragazza madre, fino alla morte, perché anche se i Vangeli non ne parlano, Maria, come alcuni dicono, si addormentò. No, Maria di fatto è morta. Come è morto veramente suo figlio Gesù, così è morta veramente anche lei, tale figlio, tale madre. Ma appunto, proprio perché Maria si è dedicata tutta al figlio, lo ha amato tantissimo, Dio le ha fatto questo dono di assomigliargli in tutto, anche nella risurrezione. Cristo, primizia di coloro che sono morti, risorge, lei come lui, risorta. Vedete dove la condotta, la fede, l'affetto credente verso suo figlio Gesù. Sant'Agostino dice: beata Maria, perché prima di dare alla luce Gesù nella sua carne, prima di accoglierlo nella sua carne, lo ha accolto nel suo cuore attraverso la fede. Ora veniamo a noi stamattina. Io penso che ci faccia proprio bene contemplare durante questa santa messa Maria la credente, come la chiama Elisabetta. Ci rasserena a riflettere sulla vittoria che Maria ha riportato, sempre grazie a Gesù, sulla morte. La vittoria di una persona di fede, come cerchiamo di essere noi. La memoria, appunto, la vittoria sulla morte di una che ha seguito Gesù fin sotto la croce, ha continuato a credere sotto la croce, che quello lì non era soltanto suo figlio, ma era il figlio dell'Altissimo. E difatti sotto la croce, in un momento che deve essere stato il più lancinante, pensate, la madre che non può fare niente di fronte all'omicidio ingiusto di suo figlio, l'unico che aveva. Maria in quel momento avrà ripetuto, tra le lacrime, certo, la professione di fede iniziale: avvenga Padre secondo la tua parola che salva. Ed è grazie alla fede di Maria, anche grazie alla fede di Maria, che l'Onnipotente poi ha realizzato la sua volontà che salva. Ha fatto grandi cose, prima ha risuscitato il figlio e qualche tempo dopo ha risuscitato anche lei. Capite perché ci fa bene stamattina contemplare Maria la credente? Perché ci fa nascere dentro, in cuore, il desiderio di credere come lei. Ma poi è fecondo per me rendersi conto, in questa lotta continua che vediamo intorno a noi e dentro di noi, tra le forze del bene e le forze del male, renderci conto che varrebbe proprio la pena quest'oggi di dire un rosario, sì. O qualche Ave Maria almeno. Perché non so se ve ne siete accorti, sicuramente sì. Nell'Ave Maria, dopo che si ripetono alcune espressioni del Vangelo dedicate appunto a Maria, come quella di oggi, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, bene, ma poi si chiede in fondo a Maria una sola grazia: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, con questa preghiera che io oggi semplicemente vi suggerisco di ripetere tante volte, noi chiediamo a Maria di intercedere presso lo Spirito Santo perché adesso, in questa stagione oscura che stiamo vivendo, lo Spirito Santo ci aiuti a non lasciarci andare allo sconforto, alla depressione, di fronte a tante brutture che vediamo intorno a noi e forse anche dentro casa nostra. Ma poi
che lo Spirito Santo ci aiuti soprattutto a vedere i germogli, le primizie di risurrezione. E in seconda battuta l'Ave Maria ci porta a dire: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, perché anche noi prima o poi dovremo morire, come lei, come Gesù stesso. E allora chiediamo a lei, perché a lei? Perché lo stesso crocifisso ha dato a Maria una missione: prenditi cura del mio discepolo amato e di tutti coloro che saranno miei discepoli, quindi anche noi. E allora, quando arriverà quell'ora, anche per noi, Maria verrà invisibilmente al nostro capezzale, accanto a noi, ecco, ci aiuti a passare con fede, come lei, da questo mondo al Padre. Iniziamo a chiederglielo adesso, in questa Santa Messa. O Maria, assunta in cielo, quando pure per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre e nessuna delle persone care sarà in grado di rispondere ormai ai nostri richiami, offrici il tuo capo come ultimo guanciale. Forse solo allora capiremo che i dolori dell'agonia altro non sono che i travagli di un parto che sta avvenendo. Così sia.